primo distaccamento, abbiamo investito circa 305.000 euro, oggi dopo il mese di giugno abbiamo messo in programma altri 350.000 euro che stanno partendo i lavori proprio in questi giorni e subito dopo il bilancio preventivo abbiamo programmato altri 600.000 euro da accantonare per interventi di messa in sicurezza dei soffitti. E c'è da dire anche che comunque abbiamo predisposto per altri 50.000 euro mappature degli altri edifici scolastici che oggi non avevamo sotto controllo e su questo abbiamo accantonato altri 200.000 euro per fare anche gli ulteriori interventi. Poi su questo abbiamo avuto anche dei finanziamenti regionali con l'associazione per il Ministero per altri 2 milioni di euro che andranno su altri edifici scolastici. Dunque possiamo dire che da aprile del 2015 a novembre del 2015 questa amministrazione investirà 3.600.000 euro su nuove scuole. Si andrà avanti fino a ottobre, quindi con l'attività scolastica già in corso? Il grosso degli interventi sarà fatto entro fine settembre, poi sicuramente se qualche intervento ci sarà necessità di proseguire, vedremo con i dirigenti scolastici, ci sarà la chiusura di alcune aule, vedremo i trasferimenti come fare, ma credo che sia proprio importante chiudere questo capitolo della messa in sicurezza.